Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Se male non fai, paura non hai. È una rima simpatica, ce l'ha scritta ieri sulla nostra bacheca di Facebook un'ascoltatrice, Daniela, che salutiamo. Un modo di dire che riassume in modo molto efficace la questione che andiamo ad affrontare oggi nel nostro programma. Il male di cui si parla è una delle croci italiane, forse la croce del nostro paese, l'evasione fiscale che ci indispettisce tanto, ma molto spesso siamo anche tentati di utilizzare qualche scappatoia magari per pagare un po' meno tasse, perché ce lo dobbiamo confessare candidamente. Sono tanti gli strumenti che lo Stato ha messo in atto negli ultimi anni per contrastarla, dallo spesometro al redditometro alle regole sulla tracciabilità. Un altro modo in cui l'erario potrà verificare che il nostro utilizzo del denaro sia corretto e alla luce del sole si dovrebbe attivare nel giro di qualche giorno, ed è l'accesso a tutti i movimenti bancari dei cittadini italiani. Dovrebbe infatti entrare in vigore dal 31 ottobre la norma che obbliga banche ed operatori finanziari a comunicare al fisco saldi ed operazioni dei correntisti a beneficio di una super anagrafe contro gli evasori. Ma davvero, chi non fa niente di male può stare tranquillo? Non c'è il rischio di qualche errore all'italiana? Come saremo tutelati anche da tutto questo processo? L'hanno chiamato naturalmente il grande fratello sui conti correnti. Allora noi stamattina, per tranquillizzare i nostri ascoltatori, ne parleremo con i nostri ospiti. Ringrazio e saluto un graditissimo ritorno, quello di Nicola Forte, consulente tributario, esperto per il Sole 24 Ore. Dottor Forte, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Naturalmente altrettanto gradito è anche quello della dottoressa Micaela Marcarini, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Buongiorno e bentornata. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, tra l'altro devo anche dire che da un paio di giorni l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ci sta dando una grande mano su tante questioni, e quindi casualmente abbiamo avuto due puntate conseguenti nel corso delle quali appunto li abbiamo ospitati. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che potete utilizzare per inviarci le vostre domande e raccontarci se vi spaventa l'idea che il fisco possa avere accesso a tutte le vostre operazioni bancarie. Cosa vi preoccupa maggiormente? Tra l'altro, questa operazione di trasmissione dati avverrà in maniera invisibile. La banca, l'intermediario finanziario sul quale appoggiamo le nostre operazioni bancarie tradizionali, ma anche le nostre operazioni di investimento, ci dovrà comunicare le modalità con cui trasferirà questi dati all'anagrafe tributaria, quindi cercheremo stamattina di chiarire tutti questi aspetti. Oltre al numero verde per poterci chiamare, lo sapete, potete anche scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare anche su Facebook, salvadanaio-radio24 è il nostro profilo, e il mio Marco Lombardo, il mio assistente al programma, twitta come un pazzo da qualche settimana anche su Twitter, appunto, dove siamo al profilo @salvadanaio24. La borsa, gli ascoltatori affezionati del nostro programma sanno che all'inizio della trasmissione abbiamo sempre questo appuntamento. Allora, vedo un rallentamento su Milano che, dopo aver aperto male, poi ha cambiato direzione, è arrivata a guadagnare più di mezzo punto, adesso frena ed è un +0,14% quello che c'è sul FTSE MIB di Milano. Ancora mantengono invece inalterato il loro mezzo punto abbondante di guadagno Parigi e Francoforte, Londra +0,40. Tanti temi su cui oggi gli operatori chiaramente orientano i loro atteggiamenti. Abbiamo intanto ancora le trimestrali che stanno arrivando dagli Stati Uniti. Ieri sera c'è stata la riunione della Federal Reserve, la banca centrale americana, che ha mantenuto i tassi di interesse invariati in questo range tra lo 0 e lo 0,25%, il minimo storico a cui sono stati portati dal dicembre del 2008, e tra l'altro la Federal Reserve ha detto su questo livello probabilmente ci rimarranno ancora a lungo. Milano oggi punta su media 7+2% sui titoli del lusso, Salvatore Ferragamo +2, Tod's +1,78, Luxottica guadagnava più di 3 punti, adesso rallenta, Luxottica +1,57%, il mercato aspetta i dati che il gruppo comunicherà questa sera a mercati chiusi. In discesa Fiat SPA -1,61, Unicredit e Saipem in ribasso di un punto. Questo il quadro di borsa. Noi oggi invece parliamo dei nuovi controlli in arrivo sui nostri conti correnti.
Dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 31 ottobre la norma voluta dal governo Monti che segnerà la fine del cosiddetto segreto bancario. La lettura dell'estratto conto degli italiani sarà presto possibile anche al fisco, andando a costruire una sorta di dettagliata anagrafe da utilizzare come una nuova arma per combattere l'evasione. I dati bancari verranno comunicati dagli istituti all'Agenzia delle Entrate, obbligatoriamente e periodicamente, e la comunicazione riguarderà, oltre ai movimenti del conto, anche quelli sul deposito titoli, così come i dettagli delle operazioni effettuate con la carta di credito e anche il cambio degli assegni di terzi. La misura è una delle novità introdotte dalla manovra Salva Italia dell'anno scorso e ha naturalmente fatto discutere, mettendo in luce la necessità di dare la giusta attenzione a due diversi diritti, quello della riservatezza da un lato e quello della giustizia fiscale dall'altro. Come ha sottolineato il garante della privacy, da cui si aspetta ancora una conferma definitiva per dare l'ok all'entrata in vigore di queste procedure, lo Stato dovrà essere molto sobrio nella raccolta delle informazioni dei cittadini, acquisendo soltanto quelle essenziali. Fino ad ora l'erario poteva ottenere dagli intermediari finanziari liste selezionate di contribuenti soggetti a controlli perché sospettati di evadere sulla base di un'autorizzazione. Ora invece questo passaggio viene eliminato e tutti i dati sono automaticamente visibili. Per il fisco, quindi, si chiude il cerchio, che permette di monitorare l'intera situazione finanziaria del cittadino. Il reddito comunicato annualmente, la capacità di spesa, stimata con spesometro e redditometro, e ora anche i movimenti del conto corrente, con la speranza di poter così arrivare alla stretta finale contro gli evasori. E magari, chissà se riusciremo a raggiungere questo obiettivo che ci appare più che altro un vero e proprio miraggio. Comunque, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Devo dire che già i messaggi che stanno arrivando sono tanti, sono anche tutti molto interessanti. Qualcuno parla di un Ministero delle Finanze che si può a questo punto chiamare Stasi e chi invece la vede in maniera totalmente contrapposta. Antonio da Milano ci dice: per me va benissimo, io non mi preoccupo, non abbiamo niente da nascondere. Io e mia moglie, io lavoro per lo Stato, mia moglie è un'operaia. Io direi che nessuno deve preoccuparsi, anche perché, dottoressa Marcarini, possiamo anche spiegare che rispetto ad un regime che già esisteva non cambia poi tantissimo. Esisteva già un'anagrafe tributaria alla quale confluivano questi dati, solo che ci confluivano nel caso in cui fossero considerati un po' sospetti da sorvegliare. Adesso invece questo flusso avverrà automaticamente. Ho banalizzato troppo la situazione? Assolutamente no, ha ragione. Dal 2005 l'anagrafe dei conti e dei depositi esisteva già e veniva consultata, poteva essere consultata dall'Agenzia delle Entrate in caso di, con sua esplicita richiesta, quindi in caso di necessità, quando c'erano già delle criticità relativamente al comportamento fiscale di un contribuente, potevano essere acquisiti questi dati. Quindi tutto sommato è cambiato poco, è cambiato, diciamo che abbiamo risparmiato, risparmieremo del tempo, l'Agenzia delle Entrate risparmierà del tempo perché avrà già a disposizione delle informazioni che invece prima dovevano essere richieste. Io francamente non noto grandi diversità, certamente le informazioni che saranno trasmesse, molto probabilmente, come diceva il vostro servizio, entro la fine di ottobre relativamente all'anno 2011, sono tantissime. Avete dimenticato anche le carte preparate, pagate, che era una cosa che si pensava non entrasse in queste informazioni, e invece giustamente a mio parere rientrano anche loro. Infatti, tra l'altro, così stavo anche adesso ragionando un po' sulle obiezioni che ha sollevato Nicola Forte, vengo a lei magari per chiarire questi aspetti, il garante della privacy, quando ad ottobre ha appunto espresso il suo disappunto, comunque qualche richiesta di chiarimento al governo sul procedimento che si voleva mettere in atto. A che punto è la presa di posizione del garante ufficiale, che dovrebbe arrivare naturalmente per far partire poi formalmente, mancano pochissimi giorni, questa nuova riorganizzazione del flusso dei nostri movimenti appunto sul conto corrente? Il garante aveva fatto alcune osservazioni su una schema, su una bozza di decreto che il direttore dell'Agenzia delle Entrate aveva sottoposto alla sua attenzione. In particolare le osservazioni riguardavano le modalità di trasmissione, perché questi sono dati molto delicati, quindi devono viaggiare
secondo criteri ispirati alla massima cautela, devono essere cifrati, non devono essere intercettati, e quindi il garante aveva fatto soprattutto osservazioni di questo genere. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate quindi ha predisposto delle modifiche, ha nuovamente trasmesso il decreto modificato e siamo in attesa appunto del via libera definitivo. Per esempio un aspetto di particolare interesse è il tempo di conservazione di questi dati presso l'anagrafe tributaria. È stato detto che questi dati dovranno essere conservati per un periodo non superiore a quello entro cui il fisco può eventualmente rettificare il reddito del contribuente. Non è certo vita natural durante. Quanto tempo potrebbe essere così? Quindi 4 anni nell'ipotesi in cui il contribuente abbia presentato dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione dei redditi è stato omesso, il periodo di accertamento viene differito di 1 anno, quindi abbiamo 5 anni. Poi abbiamo particolari disposizioni, ma anche qui poi andiamo a aprire uno scenario completamente diverso, bisognerà vedere la delega fiscale. In particolare ipotesi, nell'ipotesi di reato si pensa a un raddoppio, anche la Cassazione già si è pronunciata, da 4 a 8 anni del termine entro cui gli uffici potranno accertare, ma solo nell'ipotesi di illeciti penali, i redditi dei contribuenti. Quindi il tempo è determinato. Quindi, per sintetizzare, i miei dati bancari saranno trasmessi all'anagrafe tributaria, che li conserverà per 4 anni, 5 forse se dovessi essere oggetto di procedimento di accertamento tributario. Nel caso in cui venga evidenziato un reato di tipo fiscale, il tempo potrebbe essere di più. Esattamente. Allora, dottoressa Marcarini, la banca, il nostro intermediario finanziario, la società di gestione di risparmio che gestisce i miei fondi di investimento, ha degli obblighi di comunicazione della partenza di queste nuove iniziative nei miei confronti nei prossimi giorni, i contribuenti italiani, le famiglie italiane che hanno tutti un conto corrente o magari appunto un prodotto di investimento sottoscritto presso la Posta o presso un'altra società, si ritroveranno nella cassetta della Posta delle comunicazioni con questa novità? Io penso assolutamente di sì. Dal punto di vista normativo, io francamente ammetto la mia ignoranza, non sono informata se ci sia un obbligo nei confronti della banca, confronti del cliente. Ritengo che, a parte che ne parleranno tantissimo i giornali e voi siete tra i primi a riprendere l'argomento dopo l'inverno scorso, sicuramente daranno un'informativa. D'altro canto è prassi, e nel senso diventerà come lavarsi i denti, quindi per loro diventerà una procedura automatizzata e bisogna solo saperlo. No, visto che così garante della privacy è così puntiglioso, sì. Magari sarà anche dalla garante che arriverà una sollecitazione in questo senso. Nicola Forte, vuole aggiungere qualcosa su questo punto? Sì, è possibile, dovremmo vedere appunto il decreto definitivo, però concordo esattamente con l'interpretazione della collega, la dottoressa, nel senso che la normativa non prevede un obbligo, potrebbe essere una previsione introdotta nel decreto, ripeto, di cui siamo tutti in attesa. È possibile, per un discorso di trasparenza, di buon servizio al cliente, che tutti gli intermediari, soprattutto nella prima fase, diffondano ampiamente la notizia e informino puntualmente i propri clienti. Certo, noi tra l'altro stiamo parlando del rapporto con la banca, del nostro conto corrente, delle operazioni finanziarie, ma non ho capito male, anche per esempio le utenze di gas, luce e telefono, verranno ricontrollate per esempio anche le ricariche dei cellulari, cioè tutte le operazioni che passano dal conto corrente, dottoressa Marcarini, saranno oggetto di questo flusso di dati presso l'anagrafe, all'anagrafe tributaria? Sì, di fatto ci sarà questo grande cervellone serpico, che non è il titolo di un film poliziesco, ma è il servizio per le informazioni sul contribuente, servizio diamo l'acronimo corretto. Esatto, ecco. Esatto. Riuscirà non solo a catalogare, a immagazzinare, a gestire tutti questi dati, ma a incrociarli, e quindi anche naturalmente le assicurazioni, le utenze, le spese, tutti i nostri movimenti bancari, e quindi da questo, con appositi filtri, sarà possibile ottenere, diciamo, una lista di soggetti un pochino più a rischio, e quindi per evitare
che gli evasori si nascondano e per evitare che si riformino gli evasori, quindi questo dovrebbe essere un deterrente per il futuro, mm-hmm. Questo almeno ci si augura. Tra l'altro, Marco, non ci abbiamo pensato, lo sto dicendo al mio assistente, che potevamo prendere, visto che ci siamo tanto affezionati a brani di film con cui arricchire Salvadanaio da qualche tempo, un bel pezzo di Serpico, potevamo anche appunto prenderlo per la nostra trasmissione, ma magari lo facciamo un'altra volta, così alleggeriamo un po' questi temi qualche volta un po' indigesti per i nostri ascoltatori. Allora, volevo leggere un altro messaggio che ci è arrivato poco fa per sempre dare molta concretezza alle nostre trasmissioni e quindi capire con degli esempi effettivamente che cosa potrebbe succedere a chi effettua determinate operazioni. Salvo ci scrive: ho un mutuo a me intestato, voglio estinguerlo e la mia ragazza contribuirebbe in parte con della liquidità, per cui ci saranno effettivamente dei movimenti sui rispettivi conti correnti con degli importi notevoli, considerevoli. Questa liquidità che è presente naturalmente sul conto della sua fidanzata. A quali problemi vado incontro? Chiede Salvo. Nicola Forte. Problemi intanto, è un'operazione trasparente, nessuno. Quale problema potrebbe avere rispetto alla singola operazione? Nessuno. No, iniziamo a tranquillizzare tutti, perché chiaramente, ecco, soprattutto nell'imminenza di un provvedimento, ecco, la componente ansia è naturale. Se il movimento è tracciato, ma esistono poi altre disposizioni che impongono la tracciabilità di certi flussi di denaro, perché c'è il divieto di trasferimento di denaro contanto per importi pari o superiore a 1000 euro, quindi un bonifico che passa in maniera trasparente da due conti, problemi non ce ne sono. Probabilmente sulle operazioni di particolare importo, ecco, voglio ricordare che poi questa segnalazione automatica dei movimenti, delle somme che passano sui conti correnti, non riguarda nei dettagli tutte le operazioni. Ad esempio, per i conti correnti riguarda il saldo iniziale, il totale degli accrediti, il totale degli addebiti e il saldo finale. Qualora in un anno ci dovesse essere un ammontare di accrediti particolarmente elevato, ecco, il fisco potrà avere qualche sospetto, ma a quel punto non potrà utilizzare direttamente questo dato per rettificare il reddito del soggetto, dovrà accedere ai movimenti analitici, e qui abbiamo una procedura a garanzia del contribuente. Ci devono essere elementi di sospetto, deve essere chiesta autorizzazione al direttore della direzione regionale delle entrate, al comandante della Guardia di Finanza, quindi c'è un automatismo per la comunicazione di dati aggregati, ma non c'è un utilizzo automatico ai fini di controlli. Un'ultimissima precisazione volevo fare: sì, i dati che passano, che sono oggetto di comunicazione, non sono necessariamente dati che passano solo sull'estratto conto, sul conto titoli, ma addirittura il numero totale degli accessi effettuati presso le cassette di sicurezza o anche le cosiddette operazioni extraconto. Io vado allo sportello, porto del denaro contante e faccio un bonifico che non passa sul conto corrente bancario. Allora, ci fermiamo perché sono già le 12.30, dobbiamo fare la prima pausa. Nel frattempo vedo alcuni ascoltatori pronti ad intervenire, quindi tra pochissimo daremo spazio ad Andrea da Firenze, a Daniela da Bologna e ci sentiamo allora tra pochissimi minuti. Salvadanaio. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Allora, ricapitoliamo la questione della quale ci stiamo occupando questa mattina: il decreto legge 211 del 2011, il cosiddetto Salva Italia, con l'articolo 11, quanti uno si ripetono, ha introdotto in funzione anti-evasione fiscale l'obbligo per gli operatori finanziari di inviare ogni anno all'anagrafe tributaria i dati sui conti correnti di tutti, i principali dati, saldo iniziale e finale, importi totali degli accrediti e degli addebiti. Questa è la novità che peraltro entra in vigore a partire dal 31 ottobre, anche se aspettiamo ancora un ultimo chiarimento da parte del garante della privacy. Noi stamattina ne stiamo parlando perché molti sono indispettiti da misure di questo tipo, da controlli di questo tipo, e molti invece guardano chi non deve preoccuparsi di nulla con plauso, con soddisfazione a queste misure. Tra l'altro c'è chi commenta tra gli ascoltatori che ci stanno scrivendo: era proprio necessario inventarsi questo sistema, non è che qua ce lo stiamo inventato qualcosa di nuovo, con questo provvedimento per la verità il governo, lo Stato ha rafforzato strumenti che aveva già a disposizione, quindi controlli che prima venivano fatti solo su sollecitazione da parte dell'amministrazione fiscale, adesso invece non saranno dei controlli, saranno solo dei trasferimenti automatici di dati di tutti. Con noi Nicola
Paola Forte, consulente tributario, esperto del Sole 24 Ore, e Micaela Marcarini, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Cominciamo a sentire anche gli ascoltatori all'800240024. Andrea da Firenze, rapido, buongiorno, così diamo spazio a un numero più ampio possibile di voi. Pronto, buongiorno, mi sentite? Sì, un po' disturbato per la verità, Andrea, però. No, la mia domanda, io vengo ora dall'Agenzia delle Entrate per una registrazione di un contratto che hanno ricambiato nuove regole, addirittura ho dovuto pagare un interesse perché ho comprato le bolle, le marca da bollo oggi, no? Allora dovevo comprare prima della registrazione del contratto, per cui ho pagato un altro bollo che sono dovuto, cioè, 2 ore per la registrazione di un contratto, e qui chiudo. Allora, il problema mio di tutto queste che fanno l'Agenzia delle Entrate, io credo che il problema sia che lo Stato deve fare un'agenzia delle uscite, perché il problema è sono le uscite. Allora, io non ho nulla a obiettare di quello che poi verrà fatto e controllato. Però la domanda mia è questa, in sintesi: ma finché c'è una Svizzera, finché ci sono paradisi fiscali, Cayman e tutto, a me mi stanno telefonando una società di trading da Cipro, per cui comprare e vendere le azioni lì risulterebbe un paradiso fiscale, cioè, ma a questo punto. E finisco qui e concludo, mi sembra che sia l'ennesima masturbazione fiscale. Ah, così, tanto per essere chiari, Andrea, così per essere diplomatici. Andrea, sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti, però se qua non cominciamo da nessuna parte, capisco benissimo che quello che infastidisce di più è la persistenza, ovviamente, e l'esistenza di questi paradisi fiscali che alla fine consentono ancora molte operazioni che si vogliono combattere. Nicola Forte, che ne pensa della riflessione del nostro ascoltatore? Sull'ipotesi di anche costituire un'agenzia delle uscite. No, comprendo lo sfogo, anche se in realtà negli ultimi mesi, tutti gli ultimi governi, l'attività è stata indirizzata anche un po' a ostacolare, diciamo, queste pratiche illecite e quindi la possibilità di allocarsi in paradisi fiscali. Ricordo ad esempio la compilazione del cosiddetto quadro RV nella dichiarazione, o anche il terzo scudo fiscale qua, certo. Per riportarli tutti qua, poi ci fanno anche però le importanti presunzioni, ad esempio se un contribuente ha soldi in Svizzera e non compila questo famoso quadro, il quadro RV, si presume che quella provvista, cioè quei soldi che sono detenuti in Svizzera, sono stati acquisiti attraverso un'attività di evasione fiscale, quindi sostanzialmente l'aggressione più facile. Poi anche in questi giorni i giornali danno notizia ormai da tanto tempo di un possibile accordo con la Svizzera per far uscire fuori questi capitali che sono detenuti in banche svizzere. In ballo da un po' di tempo, peraltro, questo accordo. La Svizzera era già siglato con altri paesi, con l'Italia fa un po' più fatica. Volevo sentire Ernesta dalla provincia di Imperia, perché poi mi dà anche un assist ottimo per fare un'altra domanda alla dottoressa Marcarini. Ernesta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Per cortesia, una delucidazione. Noi siamo residenti a Milano e viviamo 11 mesi all'anno in un posto qui in Riviera, sì. Quindi ovviamente abbiamo i conti correnti a Milano, la banca, sia io che mio marito, siamo 2 pensionati molto anziani e ovviamente abbiamo aperto nel posto dove abitiamo qui un conto corrente presso da anni, d'appoggio, presso certo. una banca, dove una volta portavamo il contante da Milano perché vivevamo qui e allora non si faceva il bonifico, poi si era più giovani, così. Adesso noi ultimamente facciamo bonifici su questa banca, certo. Sempre dal conto di mio marito, che è ovviamente era un dirigente, e viviamo, diciamo, con questi soldi che preleviamo su questo conto che è intestato a me, mio marito ha la firma. Che cosa teme, Ernesta? Tutto alla luce del sole, tutto trasparente. La che su questo conto vengono versati dei soldi, ma siccome sono della famiglia, è questo che volevo sapere, perché io ho il conto anch'io a Milano dove mi viene versata la pensione. Certo.
Ecco, e quindi dalla pensione praticamente poi viene fatto un bonifico successivo che per comodità viene appunto appoggiato su questo conto che avete lì vicino ad Imperia per vivere, ma mi pare... Anche perché sono due banche diverse, ovviamente le spese, se io faccio un prelevamento di bancomat con la mia banca qui, che non sono delle commissioni. Le commissioni sono di più, se io la faccio con la banca che c'è qui, quando ho fatto il bonifico che ho pagato... poco, perché faccio via online, quindi mi è anche conveniente. No, allora, quello che volevo sapere è se c'è questo movimento in famiglia. Ma guardi, Ernesto, se c'è coincidenza tra le pensioni che arrivano e che vengono accreditate sui conti di Milano e gli spostamenti di denaro dal conto di Milano a quello di Imperia, io non vedo un'operazione così complicata tale da far accendere il faro del fisco sulla situazione fiscale di Ernesta, dottoressa Marcarini. Ha detto benissimo, faccio i complimenti alla signora perché ha smesso di usare il contante, evitando anche rischi di furti che al giorno d'oggi direi che sono all'ordine del giorno. Non ha nulla da temere, anzi fa benissimo a risparmiare sulle commissioni per il bancomat. Questi trasferimenti sono normalissimi, logicissimi e come dire motivati, perché la signora vive per molto tempo in Liguria e quindi giustamente ha un conto d'appoggio. Quello che è importante è, ma siamo fuori da questo caso, è tenere traccia, e lo dico sempre a mio marito che facendo il medico non tiene mai traccia di nulla perché è avulso da queste l'abituato bene lei. Guardi, è terribile, bisogna veramente cercare di tenere una cosa proprio entrate uscite saldo, una cosa semplicissima da prima elementare, e tener conto delle operazioni che vengono fatte, che a me sembra poi una cosa normale, perché bisogna sapere quanti soldi abbiamo in banca o non abbiamo, no? E scrivere perché cosa abbiamo fatto quell'assegno, perché un domani potrebbero venirci a chiedere delle informazioni su delle movimentazioni. Un mio cliente è capitato e le assicuro che anche rintracciare le movimentazioni di un anno, due anni fa non è assolutamente facile se manca una traccia cartacea. Quindi di diciamo memoria. Che nel conto nell'estratto conto mediamente ogni operazione ha anche magari un riferimento del negozio presso il quale si è fatto un acquisto, eccetera. Qualche operazione magari un po' più generica. Certo. Quindi magari se quando ci arriva l'estratto conto anche ci mettiamo una nota vicino, così ci impegniamo un attimo a renderlo ancora un po' più chiaro. Tra l'altro, dottoressa Marcarini, questo trasferimento delle nostre informazioni sulla nostra operatività sul nostro conto corrente, dal 31 ottobre praticamente verranno trasferiti all'anagrafe tributaria i movimenti fatti dal 31 ottobre in avanti, o ci sarà anche un trasferimento di flusso di dati antecedenti a questa data? No. Entro il 31 ottobre, se arrivano il via libera dal garante, verranno trasferite le informazioni richieste per quanto riguarda il 2011. Ah, ecco, quindi, 2011 addirittura, esatto, quindi 2011, dell'anno scorso. Quindi conto corrente, saldo contabile alla data del fine anno precedente, quindi 2010, e saldo contabile alla fine del 2011. Operazioni fuori conto effettuate nell'anno, numeri di accessi, come si diceva, le cassette postali, cassette di sicurezza. E questo però riguarda l'anno 2011. L'anno 2012 andrà tutto a regime e conseguentemente entro il 31 marzo 2013 verranno comunicate le informazioni riferite al 2012. Quindi qua abbiamo un po' più di lasso di tempo perché il provvedimento si è dovuto proprio concretizzare e formare. Allora ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio 800 24 00 24 per continuare a chiamarci. Poi abbiamo Daniela, Fabrizio, Fabio e tanti altri ascoltatori, a tra poco. Salva Danaio. Andiamo ad altri ascoltatori, vorrei sentire Daniela da Bologna, perché Daniela ha un caso che è anche molto simile a quello di altri ascoltatori, per cui glielo faccio raccontare e in modo che rappresentiamo un po' anche altre persone. Daniela, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io sono titolare di un conto corrente da circa 25 anni, non ho niente da temere da questo nuovo provvedimento perché non ho mai comprato azioni, obbligazioni, BTP, ma anche se l'avesse fatto, Daniela, non doveva temere nulla, perché sono comunque operazioni trasparenti, non doveva temere nulla Se l'avesse fatto. Facevo per è un conto molto semplice, ecco. È un conto banale, dove ho solamente lo stipendio. Adesso mia sorella mi
dovrebbe farmi un bonifico per aiutarmi a estinguere un mutuo. Quindi faccia conto che laddove avevo dei movimenti bancari di 3-4 mila euro al mese, ne avrò che insomma, mi arriva un bonifico di 20 o 30 mila euro. Certo. Volevo sapere se c'è una soglia oltre la quale scatta automaticamente Fertico nei controlli. Ecco. Certo, Daniela, grazie. Bella domanda. No, tra l'altro segnalo, c'è anche un altro ascoltatore, non la prendiamo al telefono, ma ho visto l'anticipo che abbiamo sul mio monitor, segnalato dalle nostre ragazze del centralino, Angela di Viterbo, lo stesso voleva raccontarci che ha un'attività in proprio e con questi problemi economici in questo momento fa un po' fatica ad andare avanti, e suo fratello dall'estero le sta dando una mano facendo dei bonifici a suo nome, quindi si chiede se possono esserci problemi perché effettivamente questo denaro arriva da un altro paese. Allora, Nicola Forte, per il primo caso, quello di Daniela, intanto partiamo proprio dalla domanda nuda e cruda che ci ha fatto sul finale, ammettendo che le arrivino 30.000 euro per estinguere questo mutuo, c'è una soglia limite che fa scattare eventualmente un controllo automatico da parte dell'amministrazione finanziaria o non esiste? No, non esiste, c'è diciamo una valutazione complessiva di tutta la posizione del contribuente. Come ricordavo prima, la circostanza che affluisca, chiamiamola in senso buono, una somma anomala oltre le abitudini oramai consolidate, non fa assolutamente scattare in automatico alcun controllo. Questo lo ha anche chiarito il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera nel corso di un'audizione, ha precisato che questi dati che il fisco conosce in automatico non possono essere utilizzati direttamente per un controllo. Come spiegavo prima, occorre chiedere un'autorizzazione che viene concessa solo in presenza di fondati elementi di sospetto. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il fisco potrà ottenere i dettagli dall'intermediario finanziario e dalla banca, e allora ci sarà, come si suol dire, un'inversione dell'onere della prova. Certo. Sarà il contribuente a doverlo spiegare. Facciamo un caso estremo, Forte, sì. Proprio per, io mi riferisco a Daniela, ma potremmo chiamarla Giovanna o Debora o in un altro modo. Allora, in che caso effettivamente potrebbe verificarsi il fondato motivo tale per cui parte l'accertamento fiscale e quindi alla persona viene chiesto di spiegare la ragione di determinate transazioni finanziarie? Che ne so, per esempio Daniela può non pagare le tasse, può risultare che non versi, che ne so, l'IRPEF per 3 mesi, allora magari in quel caso viene così, parte questo controllo intanto sui flussi, sui movimenti appunto bancari, e poi le viene chiesta appunto ragione di questa scelta. Adesso non lo so. Diciamo che lo strumento delle indagini finanziarie è uno strumento che l'esperienza dimostra può funzionare bene anche unitamente ad altri strumenti, ad esempio il redditometro. Certo, se all'improvviso affluisce praticamente sul mio conto corrente una somma di denaro oltre le normali abitudini, al tempo stesso una dichiarazione di redditi piuttosto asciutta, nel senso con pochi redditi dichiarati, e al tempo stesso ho un importante acquisto, un investimento, ecco, tutti questi elementi possono far sospettare al fisco che in effetti la mia condotta, il mio comportamento è anomalo, c'è esigenza di fare chiarezza, e allora io, funzionario dell'Agenzia delle Entrate del locale ufficio, mi faccio autorizzare dal direttore regionale per fare chiarezza appunto nei dettagli su che cosa è accaduto sul conto corrente. Questo può essere un esempio. Ce n'è una bellissima di Angelo da Novara che voglio sentire subito. Angelo, buongiorno. Angelo, buongiorno. Ecco, buongiorno a tutti. Allora, in pratica io ho una sana o pessima abitudine di svuotarmi le tasche tornando a casa. Quindi nel giro di pochi mesi, io in questo caso, mi posso ritrovare anche a mettere da parte involontariamente migliaia di euro. E là. Perché, cioè, sì, perché ad esempio se cambi soldi diverse volte, cose varie, le monete da 2 o piuttosto quella da 5, nel giro di un anno avere migliaia, 4-5 mila euro non ci vuole molto. Ma lei, le è capitato, Angelo, ha tutto questo tesoretto in casa fatto di monetine e non sa come gestirlo? Porca miseria, sì, è proprio quello il problema. Ma allora, non è un grosso problema, Angelo, ma se li vado a spendere? Non è, ma... sì, ma infatti, ho
Ora, rimettere nel circuito questa quantità di soldi può diventare un problema. Ma ci mancherebbe altro, Angelo. Dottoressa Marcarini, adesso io inviterei gli ascoltatori ad inventarci i problemi che non abbiamo. Adesso, no. Quando è che stiamo parlando di bigliettoni da 500 euro, che tra l'altro non mi ricordo neanche di aver visto mai. No, assolutamente. Può andare intanto in un negozio, Angelo, cambiarne può un po'. Può stare sereno. Certo, evidentemente non ha problemi economici, sono felice per lui, perché se continua a cambiare denaro vuol dire che ne ha. E quindi volevo solo dare invece un suggerimento a Daniela per il discorso del mutuo della che sorella. Ha fatto prima. Sì, ecco, io un piccolo suggerimento. Due righe, una lettera, un grazie per il finanziamento che mi hai fatto per l'estinzione e tenerla da parte, perché non si sa mai. Quindi è vero. Ma se nella causale del bonifico sua sorella mette magari, che ne so, liquidità per... Però una cosa per... in più, il problema di queste informazioni e dell'uso che conseguentemente ne faranno e della quindi necessità e difficoltà di poter provare determinate circostanze che sappiamo tutti in famiglia accadono quotidianamente, le abbiamo sempre fatte ed è giusto che sia così perché in famiglia ci si aiuta. Certo. Anche. Ecco, avere una traccia in più a mio parere non guasta, perché purtroppo l'inversione dell'onere della prova in questo caso è una cosa pesante per il contribuente. Guardi, 10 secondi di tempo per un altro bellissimo suggerimento, allora, come quello che ci ha appena dato. Fabrizio da Torino, non riesco a farlo intervenire in diretta, ma lui ha questo problema, vorrebbe regolare l'oro acquistato 10 anni fa, non ci sono però più tracce dell'acquisto. Come può fare? Parlare con la sua banca. Io credo che davanti ad una situazione reale, come sicuramente avrà questo ascoltatore, sono sicura che la banca troverà una soluzione al suo problema. E perché appunto, se non c'è nulla da nascondere, perché bisogna dire... D'altronde traslochi ne abbiamo fatti tutti, abbiamo perso un sacco di documenti, certo, magari in tante vicissitudini della vita, per cui effettivamente risalire magari ad eventi di tanti... Però in ogni caso, Fabrizio, adesso dipende cosa vuole farne di quest'oro, in ogni caso il primo transito di dati è quello relativo al 2011, per cui intanto cerchiamo di star tranquilli su quel periodo là. Certo. Grazie a Nicola Forte, a Michela Marcarini per essere stati con noi, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Gianmarco Ferronato in assistenza tecnica. Ci sentiamo domani, parleremo di un tema bellissimo, elezioni americane e borsa. A domani, buona giornata.